Ma quando e perché è nato il caffè? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Puntata 2900, un po' celebrativa ci vuole. Il caffè è nato nel 2015 per rabbia, per rivendicazione, perché spesso le cose le faccio per questa ragione, perché c'è qualcosa che mi dà fastidio e reagisco. Nella fattispecie stavo lavorando con un'azienda nel settore dolciario, diciamo così, e all'epoca era appena uscita un'applicazione nuova, oramai scomparsa, che si chiamava Wine, Vine, che permetteva di registrare e lanciare direttamente in onda dei piccoli video, circa una trentina di secondi, se ricordo bene. Era l'epoca in cui si cominciava a ragionare di content marketing in maniera più diffusa, di lanciare sui podcast, sui canali social varie cose. Per cui proposi loro: ma perché non fate un caffè mattutino, visto che parlate di questi argomenti? Qualcosa che vi aiuti a essere conosciuti, qualcosa di ripetuto. Cosa ne dite se proviamo a fare una cosa di questo genere? Ma no, non va bene. Oh, poi tutte le mattine, ma come si fa? No, impegnativo. Che cos'è questa roba qui nuova? I video, ma poi i video sono impegnativi. Cosa possiamo fare? No, no, meglio di no. Meglio di no? Beh, allora ci penso io. Non volete fare voi il caffè? E allora facciamo un altro caffè. Facciamo un caffè con Paolo. E così il 26 agosto del 2015 esce il primo caffè. Lo trovate ancora su YouTube, nella collezione Caffè l'originale, tanto in fondo trovate il primo caffè. Imbarazzante, davvero imbarazzante. All'epoca li producevo e li pubblicavo immediatamente, perché c'era un'applicazione che si chiamava YouTube Capture che permetteva di fare un rapidissimo montaggio e di spedirlo su YouTube. Passato tanto tempo. Caffè è l'occasione per raccontare quello che mi viene nel cuore. Adesso è diventata quasi una malattia, perché poi bisogna trovare gli argomenti giusti, prepararli e registrare per tempo i caffè, per non essere mai senza, non essere mai a secco. Cosa vi piace di più del caffè? Cosa vi piace di meno? Mi aiutate a continuare migliorando? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.